Ciao ragazze, video tag, voglio fare un qualcosa di diverso. E la domanda è, l'ho scritto perché poi non me la ricordo, che cosa hai nel tuo angolo creativo? Allora, io ho un disastro perché veramente ora sto cercando di rimettere tutto a posto e in realtà non ho proprio un angolo tutto mio, una scrivania, perché con i bimbi, insomma, è un pochino difficile perché vengono, mi toccano le perline, le fanno rovesciare, per cui spesso prendo le perline che mi occorrono, le metto dentro una scatolina e mi appoggio sul divano, sul tavolo, vado sulla scrivania, insomma, vado dappertutto. E così vi volevo far vedere, in realtà ho uno spazio dove ho tutte le scatole che ho disordinata da morire perché sono disordinatissima. Nel mio sono ordinata, ma con le perline sono che come ho un'idea, vado, prendo le perline e tiro fuori tutto e poi voglio creare perché se ho mezz'ora o un'ora tutta per me, voglio sfruttarla in pieno. Per cui passo subito a farvi vedere che cosa ho, il mio bottino segreto. Che ora non lo sarà più. Vi voglio far vedere e poi vi faccio anche vedere dove le metto, insomma, in quale armadio. E sono tanto curiosa di voi, così mi consigliate anche come essere un pochino più ordinata. Allora, ragazze, ora vi farò vedere dove ho messo tutti i Swarovski, i mezzi cristalli, insomma, le scatoline. Io uso queste, le scatoline. E questi sono i Swarovski che cominciano a scarseggiare. Questi, vedi, io già che sono disordinato, ho messo delle cose che non c'entrano niente. Questi cerchiettini, va bene, li devo mettere a posto. Diciamo che i Swarovski cominciano a scarseggiare. Devo rifare il rifornimento. Questo. Poi qui ho messo tutti i rivoli. Farà rumore? I rivoli, che ne sono pochi. Pochissimi. Devo rifare il rifornimento. Sempre Swarovski. Io con queste mi trovo benissimo perché prendo i colori che mi servono e sono comodi. Queste le ho comprate da negozi da cinesi e sono molto comodi. Devo dire, come colori non ho molto di Swarovski. Non ho molto. Poi i mezzi cristalli, li metto sempre, sarà meglio che li aprivo prima. Mezzi cristalli, vedete, io devo mettere a posto tutte queste cose, un po' di disastro. Voglio ordinare bene tutte le cosine. Anche qui sono tutti i mezzi cristalli, con il bronzo, questi sono tutti, si sono mischiati con questi. Perché vengono i miei figli e praticamente fanno di questo, ci giocano. Ovviamente alcuni si mischiano. Poi là ho una scatola dove tengo le pietre. Ah, com'è dura. Queste praticamente. Così non si vedono tutti, ecco. La prendo un attimino in mano, vi faccio vedere. Ho cristallo di rocca, l'adoro, poi la pasta di turchese, che poi questa non è la vera pasta di turchese, e questa pietra che io l'ho comprata, calcedonio, che io l'adoro il calcedonio, ma veramente l'ho pagato 6 euro a perla, costa veramente un patrimonio. E abbiamo qua tutte pietre, pietrine che devo montare, corniola, bellissime queste, sono stupende. Qualche perla scura, mi metto a posto la telecamera, no, non si regge. Ha deciso, ecco questo. Poi
Poi là ho un'altra scatola che è grandissima, che è molto grande, vediamo se riesco a prenderla. Questa, dove è un miscuglio, è un disastro di cose messe. Io la apro proprio che devo assolutamente sistemare perché è un disastro. Tra, per esempio, questo è un pacchettino dove tengo tutti i bigliettini e qui ci sono tutte altre cuore, pietre, altre pietre. Pieno 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 di pietre di tutti i tipi. Questi cosa sono? Poi alle volte neanche mi ricordo quello che ho. E questo è pieno, è grande la scatola, piena 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 di pietre e ancora da utilizzare. Ovviamente a me il turchese non manca mai, anche questo piccione. Io sono piena 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 di questo, li metto giù. Poi ho la minuteria che la tengo, io non vorrei staccare perché verrà un video lunghissimo. Tutta la minuteria messa sempre in queste scatole. Anche in queste, sempre ho comprate dai cinesi, queste scatoline sono utili perché così riesco a ritrovare quello che mi serve. Però se non metto a posto, adesso parte la telecamera, vediamo se ci riesco, se sì, ce la posso fare. Queste sono tutte le altre chiusure. Io non mi soffermo molto sui particolari perché insomma poi alla fine si vedono. Poi ho un'altra, io sono piena. Poi il mio tesoro, che io chiamo il mio tesoro, se riesco a prenderlo, che qua è un disastro, aspettate un attimo, ecco qua, il mio tesoro è questo. Allora, questo adesso perché stavo cercando di ordinare, perché ho fatto un disastro peggio, aspettate, stavo cercando di riordinare. Un disastro bello. Queste sono tutte le deliche rocaille, rocaille che tengo, che io vedo i colori in questa maniera qui. Inclino la scatola e vedo i colori. Adesso sono in disordine perché l'ho fatto io, perché volevo vedere che mi mancano dei colori, ho sempre gli stessi. Ho altri pacchi, altri pacchetti. Questi sono quelli che mi ha regalato Stefano. C'è un altro pacchettino che non trovo. L'ho perso. Ah, sì. Ho davanti a me tutto questo pacco da sistemare. Tutto questo da sistemare. Adesso una catena. E devo dire che sono tante. Io voglio ancora di comprare, ma ho deciso di non acquistare più per un po' di tempo. E non ho finito. Non ho finito. Poi abbiamo questa piccola cassettiera piccola dove ho tutti i cabochon che ho fatto, ne ho fatti pochissimi, ne voglio realizzare gli altri. Qui dentro non ho nulla, qui ho delle formine, degli stampi con altre pietre. Qui piccole sfere di legno, qui un braccetto che si è rotto che devo sistemare. Cosettine varie, Swarovski, qualcosa. Questo praticamente lo devo togliere perché è inutile, è un ingombro, è un impiccio. Poi sistemo un attimino, scusate, guardate, con la telecamera mi muovo molto, ma vi voglio far vedere bene. Poi ho questa scatolina dove ci sono, allora, schemi, uno schema scritto che devo assolutamente fare. Tutti i piccetti dentro, ago mai utilizzato, che cosa, che catene che devo trovare, sicuramente catene
tutte catene. È un disastro. Questa è la scatola del disastro. Devo sistemare perline, devo sistemare tutto, lavori appena iniziati come questo, mai terminato. E qual è la scatola proprio da sistemare che mi ci devo dedicare. Poi ho questo, che anche questo per me è un altro impiccetto che non serve a nulla, dove ci sono tutti i timbrini che ho comprato. E c'è un filo. C'è il filo della Miyuki, mettiamolo qui. I timbri che avevo acquistato. E poi qui non ho nient'altro, che anche questo è da togliere perché è un impiccio, cioè è inutile, è inutile. Poi ho un altro tesoro che non è finita, sono appoggio qui tra i miei disastri. Questo è tutto l'argento. Io ormai l'argento non lo acquisto più perché è arrivato alle stelle e per me non fare una creazione con l'argento costa troppo, per cui poi alla fine io regalo e veramente regalo le creazioni e costa troppo veramente. E ho tantissime cose, anelli in argento, catene, questo è tutto argento. Anche qui dovrei creare e togliere, insomma, un po', perché quasi non lo utilizzo più. Che senso ha un ingombro? Perché comunque volevo cercare di sistemare. Ah, poi mi sono dimenticata di farvi vedere come ho messo i Swarovski da 3 mm qui, ma ne ho, diciamo che è tutta piena, ne ho nell'altra scatola che ne ho nel salone, che sto creando una creazione, e l'ho portata di là. Ma voglio far vedere la scatola, un'altra scatola del disastro che devo ovviamente togliere assolutamente. Questa, cioè praticamente fili inutili che non utilizzo, altri fili, cosa c'è qua? C'è di tutto e di più. Monachelle, veramente un disastro. Poi qui ci ha giocato mio figlio, per cui pinze messe a destra a manca, chiusure. Questa adesso io la sistemo, la tolgo, metto tutto a posto e faccio la brava ragazza. Poi metto giù la camera. Open, sta facendo un disastro. Non so i miei figli cosa stanno facendo con le sedie, non lo so, mi stanno spostando i mobili, non lo so. Ma devo fare sempre le cose con molta velocità, con l'ansia. Allora, questa è la finta Alcantara, questa l'avevo acquistata penso più di un anno fa, sì, più di un anno fa, per l'embroidery. Io non l'ho mai fatto, l'ho acquistata e sono rimaste lì. Allora, questo è l'armadio, piccolo armadio, musichetta, oh, molto più ordinato. Certo che per prendere una cosa ti impicchi, perché comunque devi spostare tutto, però qua ho sistemato, sposto, io ho tutte le pietre, i Swarovski anche dietro, le perline, poi queste che sono meno utilizzate le ho messe qui, ma poi insomma lo devo togliere quello. Però le scatole le ho tolte, molto più ordinato, pulito, sì, perché c'era un disastro, veramente avevo fatto un disastro. Ora è molto più carino, vero? Ok ragazze, vi saluto, un bacio e a presto, ciao.